nella nostra tradizione. E allora come fare per uscire da un'economia così debole? Il fare sta proprio lì. Come innovare continuamente i prodotti che noi riusciamo a progettare, anzi prima a pensare, poi a progettare e a costruire. La nostra capacità di innovazione è il punto di scommessa dei prossimi 5 anni. Se noi riusciamo a convertire e soprattutto a sostituire quelle produzioni che non hanno mercato, perché si rivolgevano soprattutto a un mercato interno e la domanda interna è diminuita moltissimo, a differenza dell'export, dove noi abbiamo un PIL che si aggira intorno al 6%, più 6%, e quindi come riuscire? Abbiamo un'occasione, che è la nuova programmazione dei fondi europei, su quello si gioca il nostro futuro. Un futuro di alta qualità, di innovazione, di grande capacità lavorativa, di alto valore del lavoro. È su questo che possiamo competere, non certo sui prodotti che si fanno dappertutto nel mondo e che competono solo sul costo del lavoro. E il costo del lavoro in teoria si può sempre abbassare, fin verso lo zero. Noi abbiamo bisogno di invece innovare, ricerca, innovazione, start-up, avvio alla produzione. In questi giorni avvieremo fra dicembre e gennaio a Bologna la demolizione in parte della manifattura tabacchi, che la stragrande maggioranza di voi la conosce, perché è una realtà storica. La regione l'ha acquistata nel 2008, 24 milioni di euro. Adesso è venuto il momento per far sì che si apra una cittadella tecnologica. La regione ha accantonato 58 milioni a disposizione della prossima legislatura per iniziare. Nel frattempo, in questa legislatura ha già finanziato ricercatori, ricerche e ricercatori che si trasferiranno all'interno della cittadella. Sto parlando dell'Enea, Enea che dalle ultime note del ministro sceglie lì il fulcro della ricerca per tutto il nord Italia. Lo IOR, l'Istituto Ortopedico Rizzolo, stiamo finanziando 60 ricercatori da 4 anni a questa parte. L'università, la parte informatica, di ricerca sull'informatica, quindi laboratori all'avanguardia e contemporaneamente nei capannoni, l'avvio di nuove aziende, mettere a disposizione spazi, tecnologie, perché possono avviare attività. Vi ricorderete che qui, negli anni 60 e 70, che su alcune aziende meccaniche, quanti hanno cominciato nei loro garage a attivare nuove aziende? Anziché i garage, metteremo a disposizione i capannoni della manifattura tabacchi. Vedete, questi aspetti sono il nucleo, la volontà di far sì che qui non si compete eliminando o sottraendo diritti al lavoro, ma si compete sulla formazione, sull'innovazione. E siamo in grado di farlo, siamo in grado sull'alta tecnologia meccanica, così come in agricoltura, su tutta la filiera di trasformazione e sulla certificazione del prodotto. E possiamo, con una semplice decisione, decidere che una parte dei fondi, cioè ne avremo 2 miliardi sulle
sulla ricerca, l'innovazione, sull'agricoltura, ma ne avremo altri 400 circa sugli investimenti, che quei 400 li destiniamo sulla cura del territorio. Non sarà, ci vogliono miliardi, ma nella nostra regione abbiamo i progetti per 240 milioni pronti per appaltarli. Li abbiamo preparati. Adesso si tratta di prendere con convinzione una decisione. Il territorio è la priorità? Sì, è la priorità. È la priorità sia in collina che in montagna, in termini di regimazione delle acque, è la priorità in pianura e anche sulle nostre coste. Siamo in grado di far partire quel che prima, non ricordo se in questo momento o nella riunione di prima, Cooperlo diceva che Keynes voleva, oltre a un tema economico, l'investimento. L'investimento per la nostra parte è possibile, bisogna volerlo. E avere quella autorevolezza, costanza, coerenza quotidiana per seguire le opere, i lavori, perché la burocrazia si snellisca, perché si senta la pubblica amministrazione un tutt'uno, sia dal comune insieme alla regione e viceversa. In questo territorio peraltro si è fatta un'esperienza, qui nella zona, si è fatta un'esperienza di unione dei comuni e contemporaneamente qui vicino 5 comuni che sono un comune, la Val Samoggia. Pensate quali trasformazioni continue, ma sono la base anche per innovare, perché il nostro territorio sia più attrattivo. Semplificare vuol dire semplicemente definire, e ne dobbiamo fare di lavoro in questo senso, chi fa cosa, cosa fa il comune, cosa fa l'unione, cosa fa la città metropolitana, cosa fa la regione, e si mette in discussione in questo senso, e ciò che fa un livello non lo fa l'altro, e il cittadino trova in quel livello il punto di riferimento dall'inizio alla fine. È questo che nei prossimi 5 anni sa da fare, è una scommessa, ma è rendere più semplice il rapporto tra cittadino e istituzione. Io in questi anni ho avuto un rapporto per alcuni aspetti meraviglioso, perché da ex sindaco con i miei sindaci della provincia di Bologna, da Piacenza a Rimini, e allora continuare a pensare che insieme, non la regione in alto, ma insieme tutte le realtà della pubblica amministrazione locale, insieme si individuano i bisogni dei cittadini e insieme si risolvono, non con un'idea di competizione uno con l'altro, ma di far competere un intero territorio attraverso una fortissima cooperazione fra gli enti e i cittadini, il volontariato, le imprese, il sindacato. Noi siamo in grado continuamente di discutere, di ragionare e di decidere, ma coinvolgendo tutti, perché tutti hanno sempre da dire e da osservare, ma da dare un contributo positivo di conoscenza, e sulla conoscenza si possono risolvere i problemi o comunque trovare delle soluzioni. E i prossimi 5 anni, con una nuova squadra, con il vostro impegno, un impegno che deve saper crescere e formare un partito che a sua volta sappia formare. C'è bisogno di formazione politica, e forse troveremo meno sorprese con la formazione politica. Un partito che eserciti controllo, che chieda di render conto agli amministratori. Oltre a render conto sia dal punto di vista dell'attività politica sia nei comportamenti, allora forse riusciremo anche a cambiare, altrimenti ce lo raccontiamo, ma se non c'è un partito forte che sappia anche controllare, oltre agli indirizzi,
ci saranno sempre i comportamenti individuali. Vi ringrazio tantissimo, il 23 novembre convincete più persone ad andare a votare per la regione, per la nostra regione, per la qualità nella sanità, nei trasporti, per il sociale e per lo sviluppo economico. Arrivederci.